nella giunta Pausani. Penso di sì, perché chiaramente ci sarà un elemento di crisi, un momento di crisi è dovuto alla incapacità di ritrovare un equilibrio nuovo rispetto a punti programmatici abbastanza complessi che si sono determinati dalle questioni ovviamente dei rifiuti, alla politica dei rifiuti, agli aspetti che attengono ai servizi scolastici, anche alla metodologia di approccio alle, diciamo, rappresentanze degli enti, non in termini ovviamente di assetti di poltrone, ma in termini anche di qualità e profilo, diciamo, del taglio delle norme. Su questi punti ovviamente è nata questa crisi e io mi auguro che ci sia anche un ripensamento e che si inauguri nel futuro una stagione di collegialità, qual è quella che evidentemente aveva ispirato in particolare la passata consigliatura. Ecco, che piano triennale delle opere pubbliche lascia lei? Il piano è sempre ambizioso, pur in un momento certamente di grandissima difficoltà per gli enti locali nel fare degli investimenti, però ecco, il lavoro di questi anni è stato intenso e ora possiamo dire che sono pronti per partire e quindi sono già conclusi sia a livello di progettazione ma anche di finanziamento progetti significativi per circa 21 milioni di euro. Il piano ovviamente guarda anche al futuro con nuovi interventi che vanno dalle strutture culturali, penso ovviamente alla continuità dei lavori del Teatro Petrarca, al rischio idraulico, quindi la tutela del territorio della città da un pericolo incombente che sarebbe drammatico che dobbiamo affrontare, e poi anche in particolare penso agli interventi di manutenzione, che chiaramente sono quelli più complessi perché attengono giorno per giorno e quindi magari giorno per giorno mancano le risorse, però sono assolutamente necessari e prioritari, ma manutenzione strade, scuole, aree verdi, centri sociali, uffici comunali e il territorio in generale. Quindi ecco, questo è al di là di tante opere importanti che ci sono, però ecco, il peso prioritario vorrei che lo prendesse sempre appunto la manutenzione. Uno strumento di progettazione e di pianificazione per il futuro in questo momento in cui, insomma, almeno stando così le cose, si ferma la sua attività da assessore. Come la sta vivendo lei in questo momento? Ovviamente con un momento di amarezza, però la vita poi anche le persone. C'è un'ottima struttura a livello comunale e quindi le cose sicuramente, come ripeto, ci sono già cantieri che partono dalla prossima settimana, già nei prossimi mesi, quindi la situazione mi auguro ovviamente che si prosegua ricucendo un filo che in questo momento si è interrotto.